Amiche, amici trans, gay, amici della sera. Buongiorno. Grande Dani. Ciao, buongiorno. Dove andiamo oggi? Nell'Ambra. Ambra 2, la vendetta, dai. Proviamo dalla cascata dove l'altra volta c'era pieno di erbaccia che non, a galla, che non ci ha fatto pescare. Proviamo lì, vediamo un po'. Se no, dove ripieghiamo da qualche altra parte? E se no, qualche raschio, insomma. Comunque sempre galleggiantino che pesca da sughero, insomma. Ah, che canna mi dai oggi? Perché io sono senza attrezzatura perché sono in moto. La signora Colombo e la Xela mamma sono già, hanno già portato via il belino, come il dite belino, voi. Esatto. E quindi sono rimasto da solo. Parino, guarda, perché hai una faccia disperata. Tesoro, se vedi queste immagini sappi che ho il morale a terra. E comunque, bene, stasera festa grande, tutti a casa, su, abbiamo la casa libera, possiamo fare quello che vogliamo. Comunque? E comunque niente, dicevamo, Barbarina, tutto, Barbarina, bolognese, fissa, tutto. Ci abbiamo anche i bigattini. Ci abbiamo anche i bigattini. Questa recitagliela. Ora peccato che è girata di qua la telecamera. No, questo dovete. Chi sei? Ah, fantastico. Questo, avreste dovuto vedere il numero da circo che ha fatto. Va bene, comunque non c'è problema. Dani, siamo quasi arrivati. Sì, quasi quasi, dai. Dai. A dopo. A dopo. Allora, siamo in avanscoperta. Sì, sì. Siamo in avanscoperta. Lassù c'è pieno di alga. E invece la. Oggi stai a vedere. Oggi è abbastanza. Beh, oggi è pescabile. Oggi è pescabile. Vedete, la pioggia pulita. Guarda là. Guarda là. Visto? Cosa bolla laggiù? Ti stanno chiamando, Dani. Però che io farei il giro ora, cioè io è ricresciuto, però si passa qui sopra, passiamo lungo lì, esatto, poi si scende di là. Di là è un problema. No, di qua non ce la fai. Quelli che hanno bollato comunque erano dei bei pesciotti, eh? L'acqua è trasparente. Va bene. Andiamo. Allora, abbiamo già preso qualche pesciotto, ma questo ci manca. Un black bass delle Baleari e ora lo ributtiamo. Ragazzi, zitto zitto, il buon Daniele ha già agganciato un cavedano e prima, a dire la verità, ne ha perso un altro. Lui sta pescando in quella, nell'acqua ferma lì, e ha molto più fondo di me, che sto pescando in corrente, però non riesco a trattenergliela, giustamente, perché la corrente viene in giù. Dovrei mettermi là, in quella spiaggettina là. Vabbè, vediamo un po', ora sto ancora un po' qui e poi vediamo cosa succede. Succede che escono black bass a non finire, puttana miseria. Ma chi ce l'ha buttati, vorrei sapere. Sta aumentando la taglia, ma. Ragazzi, Dani in cattura. Io poi mi sono spostato perché lì c'è troppa erba, io non so lui come faccia a pescare. Deve essere roba bella. Tagliato? Porca miseria. Mais o bigatto? Bigatto? No, mais o bigattino? Carpa. Porca puttana. E innescando mais, cos'è uscito? È uscito il cavedanone. Cavedanello, vabbè, dai. Ello. Spettacolo. Allora, Daniele ha qualcosa in... qualcosa che sbatte, c'è. Ha un sacco di alga.
Deve essere un cavete a vederlo così. Voilà! Caveta, no? Grande dai! Cosa avrà preso ora? Bello, non so cos'è, ma è bello. Ma che cazzo. Da me è lanciato un mostro. Vabbè, almeno così leva un po' di erba. Cavedano. Bello! Vabbè, stai levando un po' d'erba! Bravo! Porca miseria, ho visto, mamma mia, è l'erba maledetta. Riprendo anche un po' la mia canna piegata, perché sennò poi la gente dice che non sono capace, che li prende solo Daniele. Cos'è? Innescando mais. Ora il casino sarà tirarla su perché non ho il guadino, ma va bene, non c'è problema. Cos'è? Dà delle belle testate come se fosse un pesce, però non ho ancora capito che tipo di pesce sia. Forse una carpa? Una carpetta! Ok ragazzi, una carpettina piccolina che ovviamente rilasciamo subito, perché a parte che non ho il guadino, il retino, ma al di sotto, voilà, dei 40 centimetri non si possono tenere. Bello, ci ha fatto divertire una carpetta. Dani alla carpetta. Mamma mia, ma guardate lì quanta erba che si porta dietro tutte le volte. Mamma mia, io non so come faccio a pescare lì qua. Sicuramente là il posto è meglio, c'è un bel bucone, avrà 4 metri di fondo, io qua c'ho 1,5 m/2. Guarda lì. Però non so come faccio a pescare in quell'acqua sporca così. Io almeno pesco bene. Non prendo niente, ma pesco bene. O meglio, prendo poco. Meno male che c'è Daniele che cattura. Basta, ok, andiamo via, cambiamo un po'. Sì, è un po' al di sotto delle aspettative. Vabbè. Peccato, qui ho visto due tocche, una l'ho persa, una l'ho presa e basta. Io là non ci pesco perché c'è troppa rumenta, non mi va.
Ora vediamo un po' il da farsi. Chi è prima che diceva che lo Xela non prende più pesci? Cos'è? No, un altro boccalone. Ma no! Un po' più bello. Ma no! Voilà, sono diventato un bassman. Guarda là. Facciamogli una foto. E via. Allora, ragazzi, pescata finita. Ci siamo divertiti, è andato benissimo, solo che c'erano troppe alghe. C'erano troppe alghe a galla, vabbè. Dani ha perso due mostri terrificanti, sì. Uno più bello dell'altro. Proprio per queste alghe. Eh sì, perché andando in giro raccattavano 3-4 kg d'alga e basta. E basta, ok. Ragazzi, ci vediamo alla prossima per delle grandi catture. Ma grandi catture. Certo, solo grandi. Ciao! Oh, 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 oh